Eccoci, buonasera da bentrovati, bentrovate amiche ed amici, Rete Oro, Goldeada si inizia per parlare di calcio, due ore appassionanti perché si parlerà ovviamente del campionato scorso turno e prossimo turno, si parlerà di Coppa Italia con l'incrocio che vedrà in semifinali Lombardia-Piemonte, ne parleremo tra pochi secondi. Io do subito la buona serata a Claudia Lilli, buonasera, intanto, Giuseppe. Ben trovata, e a te ovviamente il piacere e l'onore di salutare i nostri amici ospiti qui in studio. Sì. Claudio Fontanini, Prima Pagina News. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. L'ex calciatore della Roma, dottor Liborio Liguori. Buonasera a tutti. Diego Angelino, rivista La Roma e Centro Sono Sport. Ciao Claudia, buonasera a tutti. Ercole Fragasso, giornalista per il Pianeta Juventus. Buonasera a tutti. Antonio Maria Piedoso, Lazio Siamo. Ciao Claudia, buonasera a tutti. Alessandro Carducci, direttore Voce Giallorossa. Buonasera a tutti. Giornalista Mauro Macedonio. Buonasera, buonasera a tutti. Direttore Giorgio Martino. Ciao, buonasera. Ovviamente poi parleremo anche del caso Sarri-Mancini, perché no? Magari un accenno, visto che è già stato detto quasi tutto, però volevo sentire anche la vostra e la vostra da casa tramite le mail che sono selezionate e che saranno selezionate ancora nel frattempo da Stefano Somma, che salutiamo. Io saluto gli operatori in studio, Alessandro Turnazzi in regia, Giorgio. Ovviamente parleremo tanto anche di calcio mercato, chiaramente. Che cosa ci ha detto questo ultimo turno di campionato? Quindi abbiamo visto le vittorie di Napoli, Juventus e Milan, i pareggi di Roma, Lazio ed Inter e le sconfitte per Fiorentina, seconda sconfitta di seguito, e Sassuolo. Sarri, lo anticipo già da ora, e ne stiamo condannando e viceversa nell'uno e nell'altro. Cerchiamo di capire. Allora. Io devo dire che sono cose che non possono succedere, perché un allenatore deve essere sempre il pater familias e deve dare sempre l'esempio di sapersi comportare. Il corrente di pensiero è che non mi interessa la suddivisione campanilistica in pro Mancini o pro Sarri. Dico che questo episodio ha evidenziato la ipocrisia, per esempio, di chi per 3 o 4 mesi consecutivi ha cercato di imporci Sarri santo subito. Sarebbe accaduto appunto ovunque, tutti a Milano hanno preso una parte e a Napoli l'altra solamente in base questa al tifo, e questa invece devo dire più sorteggio, non si sa chi li fa, quando, perché, come sorteggio, quindi ma diciamo un'altra volta, ma i tabelloni tennistici si fanno a sorteggio, ma non esiste, allora aspettami, le teste di serie non si danno col sorteggio, la cosa grave, ma questo sto dicendo, non si fa la testa di serie, esatto, non si fa sorteggio, ha una formula tutto il campionato senza Pereira, che per me meriterebbe addirittura di essere titolare, e quindi immagino che anche nei momenti o di calo, nei momenti di Coppa Italia con l'Inter, cioè gente tipo Barzagli, che comunque finora non, sono 2 mesi che non gioca, o lo stesso Rugani, che mi sembra un nastro. Caceres, che tra l'altro può giocare sia nella difesa a 4, sia come sta pensando, tu dici Mauro, perché per me, per esempio, domenica Spalletti ha cominciato molto male subito, per me, cioè, al di là visto quello che domenica no, un po' è stata no, fammi finire, visto quello che aveva detto in conferenza stampa, non so se c'eravate voi, no, che ha detto io non conosco solo quel modulo, girato, ne conosco altro. Allora, non vorrei che il signor Spalletti è venuto qui con l'idea di rifare la Roma in fotocopia di 7-8 anni fa. No, perché non penso. Cambiare modo non è molto semplice, è una cosa abbastanza difficile, e soprattutto quando l'allenatore è arrivato da pochi giorni. Indubbiamente lui sta cercando delle soluzioni, sta cercando di capire quali giocatori ha a disposizione, sicuramente li conosce, però è un conto è conoscerli da di fuori, oppure è un conto è conoscerli sul campo, fisica riferita. No, sì, però lui giustamente si riferiva, non ci sono alibi, riferita alla condizione fisica, riferita alla condizione fisica, domanda specifica. Vigno, c'è lo Shanghai interessato molto, la squadra di Sven Goran Eriksson, tra l'altro vecchia conoscenza del calcio della Roma, e dunque bisogna capire se il giocatore eventualmente vorrebbe andare e se l'offerta è congrua e va bene alla società. È evidente che se dovessi scommettere un qualcosa di importante, scommetterei non da tifoso ma oggettivamente su una vittoria della Juventus, che mi sembra maggiormente in palla, e perché, come ho detto prima, non sono neanche convinto di un'affermazione positiva del Napoli nel pomeriggio a Genoa, e quindi credo che la Juventus possa davvero o agganciarlo, addirittura superarlo in classifica. L'altro aspetto, domenica si è reso conto, ha toccato con mano anche lui, che questa è una squadra da rifondare tatticamente, tecnicamente e a livello di personalità. Ha toccato con mano, che non era colpa di Garcia. Esatto, non era anche colpa di Garcia. E che quindi rischierà di essere lui
ritenuto colpevole di colpe che non ha né Garcia prima né lui adesso. È un conto e palla dei dati. Il Bologna si commette da solo 2-0, ma potevamo stare 3-0, 4-0. La Lazio che non è capace di fare un tiro in porta. Poi ci sono delle sostituzioni, la Lazio cambia volto, Bologna sulle gambe, 2-2, segna Nuric, squadra avversaria in 10 e gioca dei risultati. Però insomma il punto sul pronostico, no, per quanto riguarda Juventus-Roma, partendo da te, Antonio Maria Pietoso, dai, un X. X per quanto riguarda Antonio Maria Pietoso. Alessandro Carducci. X. Non sei obbligato a dire per forza, puoi anche dire il risultato. Non perde la Roma, né per Antonio Maria, Mauro Macedonio. No, sulla Roma non mi pronuncio. Non c'è Roma. Ma no. Sulla Roma tanto conosciamo Giorgio per quanto riguarda i pronostici, però sensazione. Posso rifare squadra grande e squadra mia? Posso rifare grande? Hai detto tutto, così. Ecco le fregasse. Due. Ma dai, la faccia della scaramanzia proprio, un 2 dice ecco le fregasse, va bene. Allora, caro Diego Angelino. Gol. È un pronostico. È un pronostico anche quello. Va bene. Liborio Liguori, che insomma, Juventus Roma se ne è fatti. Che ci ricordi qualche un Juventus Roma tuo in 10 secondi? Qualcosa che ti viene in mente? Il mio praticamente esordio l'ho fatto proprio contro la Juventus. Ecco. A Torino o all'Olimpico? A Torino, marcando Zigoni 1-1. Oh, quindi. E poi il fatto più grosso è che sono stato subito espulso appena entrato proprio... ho giocato 59 secondi per fallo su Haller. Però diciamola tutta, perché tu sei entrato, c'è il record, diciamola tutta. Però no, me l'ha allenato Marziale, devo dire la verità, che si chiamava Ammoniaci. Ammoniaci, come la Lazio. Però dobbiamo dire una cosa, dobbiamo dire una cosa, che tu sei entrato nella Roma a quanti anni? 9 o 13 anni, non mi ricordo adesso. Io ho cominciato a giocare con la Roma a 13 anni e lo possiamo dire che sei sempre stato romanista dentro, quindi quella partita la sentivi troppo. Infatti il mio pronostico da tifoso è X. Perfetto, va bene. La prima finta di Haller è stato stile. È stato stile. Allora, ma c'era tutto il fallo? C'era? Sì, c'era, sì, va bene, va bene. Allora, alla faccia che sta. Claudio Fontanini. Pronostico mio? Juve Roma? Tanto a poco. Non so, non dico perché. Tanto a poco. Pronostico di Claudia Lilli. X2. Va bene, io non... Doppia chance. Non importa, doppia chance anche per me. Dai, va bene. Allora, il momento sì. Vai. Molto bene, grazie ancora a Roberto Tedeschi per le bellissime foto, agli operatori in studio, alla regia con Alessandro Durnassi in testa, soprattutto a voi e ai nostri amici sponsor. Ci vediamo giovedì prossimo qui su Rete Oro con Gol Data. Buon proseguimento a tutti voi.